Basta. Ne svegliava anche a noi. E mia mamma, Dorino, lasciami stare! Alle 6 di mattina, dico mica alle 10 di mattina. Non lasciava in pace nessuno. Terribile. Allora, lui aveva tanti amici la sera e usciva. Provava. Mia mamma lo difendeva. Tanti lampioni, le lampadine rotte. No? Ah, c'è sta il figlio del segretario. A rompere quei sassi. Sapevano già. Quei sassi? Perché erano quei lampioni con quei... Sì, ma quello mi sa che lanterne. I lampioni. Anche noi avevamo fatto con ciclette. Con ciclette. C'era anche Hermes. Anche Hermes. No, l'Hermes, no. L'Hermes non ha fatto quelle cose lì. No, lo posso dire io. Rubava solo le ciliegie. Non dava rubare le ciliegie. Oh, ma quello tutti. Per chi ha fame. Andavimo da... Jure Puskum si chiamava, in croato non so cosa vuol dire, Jure vuol dire Giorgio, ecco, da. Allora si andava a rubare le ciliegie. Non si dice così, andavate a cogliere le buone ciliegie. Arrivava una signora una volta, la padrona di un pezzo di alberi, di ciliegie, che erano così buone. La si arrivava a casa di mia madre, di mio padre, con l'altro ramo, grande per qua, che noi gli avevamo rotto. Cinque un ramo, avevate rotto un ramo? Un ramo. Non sei di peggio di un ciliegio. Pieni di ciliegio. Non sei di peggio per un Allora mio padre e mia madre li sentivimo ridere come batti. Era una comica vedere la donna piccola con un ramo grande per fargli vedere che noi gli avevamo rubato, anche rotto l'albero.